sproporzione tra reddito dichiarato e valore dei beni posseduti. Questo è il motivo per cui il Tribunale di Ravenna ha applicato una normativa che ha visto il sequestro di beni e terreni di una famiglia di nomadi rom di origine bosniaca stanziata a Ravenna da diversi anni. Le indagini della Polizia e della Guardia di Finanza hanno infatti portato alla confisca nella mattinata di ieri di camper e furgoni e di un terreno nei pressi della Basilica di Santa Apollinare in Classe di proprietà della famiglia nomade. I mezzi sequestrati sono stati portati in un deposito, mentre il terreno è stato delimitato per evitarne l'uso e limitarne l'accesso. Ma come hanno preso la notizia gli abitanti di Classe, da tempo impegnati in una battaglia contro il degrado che contraddistingueva il parcheggio vicino alla Basilica per via di ospiti poco graditi? Ieri Guardia di Finanza e Polizia di Stato hanno fatto un blitz nell'area degli orti in cui vive una delle famiglie Rom. Secondo lei è un buon segno? Vuol dire che le forze dell'ordine stanno cercando di risolvere la situazione? No, secondo me è un buon segno e penso che doveva muoversi qualcosa prima, che non è successo. Adesso stiamo solo aspettando quello che succederà dopo, se è una cosa che continua o se è solo un momento di pausa e stop. Io spero che sia una cosa che vada a buon fine. Senta, già nelle scorse settimane, nell'ultimo mese comunque c'era stato anche un tentativo del comune di risolvere la situazione rispetto all'area del parcheggio, mettendolo a pagamento. In molti a Classe mi hanno detto che però non è una soluzione, una buona soluzione. Lei che ne pensa? Da quello che ho visto io non è una buona soluzione, è solo un palliativo, perché continuano ad arrivare, continuano a fare le loro cose, usando l'acqua che usano sempre perché non è a pagamento, e basta. Per il momento è così, adesso non si vedono più qui al parcheggio, però lì si vedono. E adesso stiamo aspettando l'evoluzione. Senta, questo famoso orto, questo terreno in cui stavano i Rom è un terreno in cui loro in teoria potevano starci perché era di loro proprietà, questo era stato detto in passato. È proprietà di uno di loro, però non è un parcheggio, è un orto, dovrebbe essere solo un orto. Ma sicuramente è stata un'operazione buona, il discorso è un altro, questo non è un appezzamento di terreno destinato ad abitazione o ad altro, è un orto. Quindi sembra impossibile continuare in una situazione di questo genere. Era una cosa che speravate che succedesse da parecchio tempo, il problema in realtà è noto ormai da anni. Si sperava che l'amministrazione comunale prendesse dei provvedimenti, anche perché siamo in una zona dove abbiamo una grossa presenza di turisti e certamente il parcheggio di Classe che hanno cercato con un palliativo di renderlo non utilizzabile dai Rom, è stato giustamente un solo ed esclusivamente un palliativo. La cartolina di Classe non poteva essere il parcheggio con gli zingari. Senta, ora cosa sperate che accada? Speriamo che nel momento in cui ci sarà il dissequestro del terreno, questo terreno venga utilizzato come orto così come la sua destinazione naturale.